tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, oh mio Dio ragazzi, voglio ringraziare subito Exynos per avermi dato questa dritta, ragazzi, Fortnite su Android è realtà! Quello che vedete alle mie spalle, ragazzi, è un gameplay di Fortnite girato su un dispositivo Android e per la precisione su un Samsung Galaxy. E voi mi dite: "Sì, Xuder, ma che stai dicendo? Fortnite per Android ancora non è uscito." Giusto, Fortnite per Android ufficialmente non è disponibile. Quindi la versione mobile di Fortnite esiste solo ed esclusivamente su iOS. Che cosa stiamo giocando noi? Allora vi spiego un pochettino, ragazzi. Noi stiamo giocando, e vi faccio vedere fra poco come potrete farlo anche voi, la versione da PC del PC di Fortnite riprodotta su Android. È un po' contorta la cosa, vi spiego. Esiste un'applicazione che si chiama Vortex, che è un'applicazione a pagamento, quindi costa un abbonamento mensile, mi sembra 9,99. Però, quali sono i vantaggi di questa applicazione? Praticamente, ragazzi, con Vortex loro hanno dei server dedicati direttamente da Nvidia, quindi utilizzano hardware dell'ultima generazione e quindi non vi danno il carico sul vostro dispositivo di risorse necessarie per far girare il vostro videogioco preferito. L'unica cosa che loro vi dicono è: dovete avere una buona connessione, ma questa per noi in realtà in Italia non è che abitiamo in Burundi che hanno le connessioni a mulini d'acqua. No, in Italia questo problema non c'è, ragazzi. Quindi, se voi vi connettete al wifi, per dire che è la cosa migliore che potete fare di casa vostra, siete a posto. Volete connettervi al 4G all'esterno? Siete a posto, ragazzi. Vortex stravolge l'arrivo di Fortnite per Android. Comunque, vediamo un pochettino la cosa nel dettaglio, ragazzi. Allora, vi faccio vedere questo che è appena apparso, è lo schermo del mio cellulare, molto easy, ok? Con sopra tutte le mie applicazioni varie ed eventuali. Noi andiamo nel Play Store. Da Play Store, ovviamente easy, vedete, ce l'ho già. Apriamo Vortex Cloud Gaming, è ancora un'app in anteprima, l'hanno scaricata ancora in pochissimi, la conoscono ancora in pochissimi. Noi la installiamo, pesa pure poco, pesa 5 mega e 50, ragazzi. Tanto voi vedete alle mie spalle, vedi qua, Vortex è un'app che è incredibile perché volendo ci puoi configurare anche il controller della Xbox One. Paradossalmente, c'hai un PC che non ti supporta Fortnite, configuri il controller. Non chiedermi come, perché ancora non lo so, ma ho visto che si può fare su Vortex e giochi su Android, cioè una roba incredibile. È una figata, vedete, l'abbiamo già installata. La apriamo. Adesso giustamente si gira lo schermo, ve lo ingrandisco così lo vedete bene anche voi. Me lo giro pure io. Aspetta. Teniamolo in mano che se no si è rovinati. Allora, choose your game from library. Scegli il tuo gioco dalla libreria. Noi clicchiamo su Next e lui ti dice: "Get your Nvidia Power Cloud Machine." Praticamente loro hanno tutto di là. Vedi, guarda, 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 puoi configurare gamepad or touchscreen. Play your way. Choose your style. Play with on-screen buttons. Ma per Fortnite è un macello giocare con i bottoni. Lui fa vedere intanto nel video. Diamolo un po' indietro così voi continuate a vederlo. Godit. Allora, qua abbiamo tutti i giochi disponibili nella libreria di Vortex. Mettiamo in pausa il gioco dietro così ci capiamo meglio. Se noi clicchiamo in alto a destra sulla lente di ingrandimento,
possiamo scegliere il gioco che preferiamo. Noi facciamo Fortnite Battle Royale, molto molto easy ragazzi. Lui ci dà disponibile Fortnite e ovviamente per giocarci, come vi dicevo, ma è giusto che sia così, è giusto perché è un servizio interessante, subscribe and play. Quindi noi dobbiamo cliccare su subscribe and play, sign in se avete già un account, altrimenti dovete andare su new user, create account, mettete la vostra mail per dire il clashone di clash @gmail.com, per dire la password possiamo mettere culone, per dire così a caso, culone 99, così. Ah, l'account già esiste, è vero, perché l'avevo registrato di già. Voi ragazzi, con una registrazione, ovviamente pagando, perché vi dico, costa 9,99 ragazzi, quindi se proprio non ce la fate più a resistere a non giocare a Fortnite, buttate sti 10 euro, perché secondo me ne vale veramente la pena, avrete anche voi la possibilità di giocare alla versione PC di Fortnite riproposta sul vostro dispositivo Android. Io credo che ragazzi questa sia una notizia incredibile. Voglio ringraziare di nuovo Exynos per avermela detta e soprattutto gli sviluppatori di Vortex, perché loro si prendono carico di tutto il peso hardware per far girare un gioco del genere e vi danno solo a voi la possibilità di avere una buona connessione per poterci giocare. Beh ragazzi, spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Condividete questo video con tutti i vostri amici, perché se c'è gente che vuole giocare in questo modo lo può fare. Vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!